sì, papà. Ma vedi, guardalo lì, con le orecchie a sventola, quella è mia sorella Nunzia, la comunione. Ma è lui che mi tiene con i piedi per terra, pur essendo un bambino. Perché è un bambino che non ha mai vissuto l'infanzia. Perché a 7 anni io mi alzavo alle 8 del mattino per andare a lavorare. Mia mamma mi ha buttato giù in strada, vatta a guadagnare la vita, qui servono soldi. Per cui quel bambino non ha mai giocato, non ha mai giocato a pallone, non ha mai corso per i prati, diciamo così, con la sua fidanzatina, non a 7 anni ovviamente, ma non ha mai vissuto l'infanzia, non ha mai vissuto l'adolescenza. Io a 7 anni ho incominciato a lavorare e sto ancora lavorando, per cui me lo porto dentro, lo tengo così caro, così in questo scrigno con una pietra preziosa, più preziosa della mia vita in assoluto, perché ha bisogno di affetto, ha bisogno di amore, ha bisogno di comprensione. Per cui sta lì e ogni tanto bussa e fa: che fai? Andiamo, non vai a lavorare? Io faccio: no, oggi non mi va. Andiamo, dai, portami a fare questo viaggio. Ci mettiamo in macchina e andiamo a fare le serate. E lui gioisce, lui si commuove, perché sente che tutto questo lo faccio per lui, perché viva sempre il più possibile e mi dia sempre di più spinta, forza, determinazione che mi ha sempre dato. Oggi cosa ti commuove di più, Massimo? Ma Mara, sicuramente mi commuove, parlando appunto dei miei genitori, questi due pilastri. Mi mancano, mancano. Ecco. La vita è vuota senza di loro. Sono la manca nostra il respiro. Forza. A me e quando parlo di mia madre mi manca il respiro. Manca il respiro. Mi toglie il respiro proprio. Mancano. Non gli diamo la giusta importanza quando ci sono, perché ci sono, esistono, stanno là, è giusto che voi ci siate. Però poi quando non ci sono più, comincia a dire: oddio, dove sta? Io, se tu pensa che, ah no, non ce l'ho sul cellulare, io alla M c'ho mamma, no? E un giorno ero così un po' distratto, mi è squillato il cellulare, dopo mia mamma è andata via, che ci sono 5 anni, quest'anno fanno 6, e mi è apparso mamma. Ho detto: oddio, mamma, perché non l'ho cancellato, l'ho lasciata. Perché casa mia a Napoli, io quando vado a Napoli vado a casa mia, a casa dei miei genitori ovviamente, era la loro casa, e non l'ho cancellato, non l'ho mai cancellato. Per cui a volte c'è mio fratello che passa per casa. Ti chiama e ti appare mamma. Mi appare mamma. Io non l'ho mai cancellato. Così è però. No. Sì, mi fa un attimino, però è bello leggere il mamma. Mamma, è bello leggerlo. È una cosa meravigliosa. Allora, a un certo punto tu canti bene, bene, benissimo, papà, mamma no, non era molto convinta. Mamma non voleva manco per niente. No. Papà invece, lui dice, vede, intuisce che tu hai un potenziale fortissimo. Sì. E aveva ragione papà, aveva ragione. Senti, adesso mando il filmato, sì. Però poi mi devi raccontare quando in galleria a Napoli Umberto Primo vi hanno dato tutti quei soldi e tua sorella doveva pagarsi la dote, non avevate una lira. No. E improvvisamente doveva sposarsi e non c'erano soldi per comprare per la camera da letto. Esatto, sì, esatto. Sì. No, guarda, io ho letto, vediamo gli esordi e poi parliamo di questo che ho riso. È molto divertente. Ho riso come una matta. È molto divertente. Stanotte. È molto non mi hai fatto dormire. Tanti auguri. Signora. È nato così. Lo proposi alla casa discografica. Cimoli si chiama Gianni Rock, come vedete. C'è Gianni Rock, è bellino, può fare colpo sta cosa. La prima volta che crederai. Mio padre, quando gli ha firmato questo contratto, e questo signore ci ha dato 300.000 lire, e mio padre, entrando a casa, dice a Peppi, che sarebbe mia madre, Giuseppina, trimma una miniera d'oro. Non amami più. Venne con me in America, ho un dolce ricordo di Massimo Ranieri, un ragazzino simpaticissimo, con capelli biondi, scherzava sempre e soprattutto faceva molto successo. Già, fin da allora aveva
aveva già capito l'arte del palcoscenico. Meraviglia! Tu sei una mascalzona. Tu sei una mascalzona. Hai visto cosa abbiamo trovato? Madonna mia. Mai visto, mai visto. Mai visto. Mai visto. Gianni Rock. No, io c'ho 45 giri a casa a Napoli. E questa bella intervista di Sergio Bruni. Meravigliosa. Questa forse tu non l'avevi vista. Non l'ho mai vista. Te rendi conto? Non l'ho mai vista. Poi ti mando tutti questi filmati, allora, così te li tieni. Allora racconta quello che abbiamo. Allora, la verità vera è questa. Io vado alla casa discografica, mio padre firma il contratto e mi danno queste 300.000 lire, le famose... Da 10.000. Atriglia rossa e atriglia verde, no? Se erano chiamate. E a un certo punto mio padre piglia questo pacco di soldi e non gli entrava in tasca e aveva paura per strada, c'era un montarozzo qua di soldi. A un certo punto dal corridoio di questo appartamento, questo ufficio, per arrivare all'ufficio, all'ascensore, dovevamo fare 10 metri. Non staccate, allarga un po' perché vi faccio vedere mio padre. Io camminavo dietro a mio padre e avevo paura, perché mio padre guadagnava 30.000 lire al mese. Debiti che non hai idea, da mio zio, mia zia, perché non c'avevamo una lira a volte, molto spesso. Mi toccava andare a chiedere i soldi a mia zia. Anzi, mi date 1.000 lire, mi accattava bombe di gas. Per cucinare. Per cui 300.000 lire. Ma. E io stavo dietro, avevo sentito che mio padre era diventato bianco. Non credeva ai suoi occhi. È come la scena di Totò, quando vedono che arriva il cuoco. Sì, mio padre va all'ascensore, pigia il coso e fa così, guarda. No! Ti giuro. Giusto. È venuto meno. Papà, stai bene? Sì, già, non ti preoccupare, sto bene. E ha proprio... si è sgonucchiato, come diciamo. Ha avuto una specie di mancamento. Sì. E tu, ragazzino? Io ho capito che lui era... aveva paura che lo rapinassero per strada, perché c'aveva un bozzo così di soldi. Erano grandi le 10.000 lire all'epoca, te li ricordi, no? E come no? Ecco, e di fatto lui mi fa, Gian, stammi vicino, perché se a me a Maronno succede qualche cosa qua, papà, non ti preoccupare. E io camminavo dalla parte dove c'aveva i soldi, per coprirlo, perché questo bozzo così. Arriviamo a casa e mio padre tira fuori questi soldi e li butta sulla tavola. Non, nessuno lo sa, mia mamma ha fatto, hai ripigliato questi soldi? Allora l'ha rubato. Mio padre fa, ma chi ha rubato? Sono che soldi dell'anticipo Gian a casa discografica. Oh, veramente? Ma sei sicuro? E come, sono sicuro? No. E cadono i manamini da casa. E mia mamma da quel momento ha incominciato piano piano a capire che forse avrei potuto fare il cantante. Ma poi, quando c'è stato il momento in cui il cambio, tu sai che tra i 12, 13 anni e i 15 anni hai un cambiamento proprio ormonale, fisico. Cioè. E la mia voce, io provavo a cantare e non usciva niente. Così. Mio padre si preoccupa e mi porta da un suo amico a Torino che stava accanto all'Italsider. E questo gli fa, voglio non dire niente, però deve stare zitto. Perché le corde stanno cambiando. Mio padre fa, quando deve stare fermo? Se fa il bravo, io penso che tra un anno potrà ritornare a cantare. Mio padre quasi mi mette un cerotto sulla bocca. No, ma senti che tenerezza. Arriviamo a casa e mio padre fa, mamma, Gianna da sta ferma non può cantare, ma non la fatica, casa è venuto sordo subito mia mamma. A lavorare subito, terra. Pragmatica mamma. Iper sempre pragmatica. Mio padre fa, mamma se ne va, fa, non ti preoccupare, tu non vai a faticare, però non cantare. E mi dava 100 lire al giorno per farmi comprare un gelato, una cosa, per farmi stare zitto, e lui faceva i debiti per darmi queste 100 lire al giorno per farmi campare. E sei stato un anno così? Un anno fermo senza cantare.